Chieti si candida per diventare capitale della cultura. A chiederlo con un progetto chiamato La Storia Siamo Noi e l'Associazione degli Achilliani, che rivendicano le origini di Chieti legate al mito di Achille. Obiettivo: si punta a rilanciare il turismo culturale della città in vista dell'anniversario nel 2028 per i 300 anni dalla nascita dell'illustre concittadino, l'economista Ferdinando Gagliani. Ma il progetto principale è quello di riunire una serie di persone competenti che vogliono rilanciare questa città sia da un punto di vista culturale che turistico, e il progetto è questo, di concerto con il comune di Chieti, a cui faremo delle proposte importanti anche stamattina. Cerchiamo di rilanciare e di portare questa città a essere candidata come capitale italiana della cultura. Noi abbiamo musei storici importanti, abbiamo reperti storici importanti, è una città con palazzi antichi, anche se purtroppo ahimè al momento abbandonati. Abbiamo tutte quelle qualità che possano dare concorrenza a questa città per essere scelta capitale italiana della cultura. Mi auguro che l'amministrazione comunale sia concorde con questo nostro progetto e soprattutto ci sia una rivitalità della città che al momento non è latente. Insomma. Dal canto suo l'amministrazione è già al lavoro per ottenere il riconoscimento di capitale della cultura. A tal fine è importante costruire percorsi di progettazione, di collaborazione e di finanziamento con tutti gli enti deputati al turismo culturale, tra i quali i siti UNESCO, così come è importante migliorare l'offerta culturale entrando nei programmi europei di Horizon. Tantissimi sono i progetti che abbiamo messo in campo, tutti questi progetti poi hanno... come dire, confluiscono nel finale ad un'ambizione che è quella che noi abbiamo esplicitato già dai tempi della campagna elettorale, di avere questo riconoscimento quantomeno con un dossier di candidatura importante tra le 10 città più importanti per la cultura, e magari chiaramente l'ambizione massima sarebbe quella di ottenere proprio il riconoscimento di capitale italiana della cultura.